noi dobbiamo fare 5 volte. Io quando devo andare all'allenamento, per esempio, quando facciamo allenamento pomeriggio, non c'è il tempo di farlo. Quando finisco di fare allenamento, io vengo a casa e lo faccio. Perché non è facile di prendere la barca, il mare per venire. Abbiamo fatto quasi 10 giorni senza mangiare, neanche ricordarsi di questa cosa perché era molto, molto, molto duro. Ciao a tutti, io sono Rassin Ba, 19 anni e vengo dal Senegal. Sì, è vero che io sono venuto qui quando avevo quasi 16 anni, 17 anni possiamo dire questo, e sono venuto qui per la barca e sono venuto per giocare il pallone, come tutti i giovani. Io ho preso questa iniziativa di venire da solo qui per giocare a calcio perché il Senegal non è come in Europa. C'è tanti giocatori che sono forti ma che non hanno l'opportunità, la possibilità di venire in Europa a giocare a calcio. E quindi io ho preso questa decisione per venire da solo con due amici. Qui io sono venuto durante il Covid. Durante il coronavirus, io sono stato qui 1 anno senza giocare palla e quindi un giorno quando giocavo tra amici qualcuno mi ha visto, per fortuna conosceva già il mio cugino e lui le ha parlato da me e lui ha organizzato una partita amichevole contro una squadra qui. In questo momento purtroppo per me io non potevo giocare perché c'era una legge che ha detto che io non potevo giocare perché devo passare per forza una squadra di dilettante e fare 1 anno lì. Quindi l'anno scorso io sono andato a Correggese, ho giocato tante partite e Christian, come si chiama, il scout del Como, mi ha visto e ha preso contatto con il mio procuratore. E quindi io sono venuto qui e ho firmato un contratto con il Como. No, di più, possiamo dire di più, perché questo viaggio deve essere coraggio per farlo, non è facile, soprattutto quando sei giovani. Io ho lasciato mia famiglia in Senegal per venire qui. Io non sono un giovane che adesso che con la nostra famiglia non hanno niente o nulla, no. Io stavo bene a casa mia, ma io preferisco di, ho, prefer, ho preferito di venire qui per giocare a calcio. Posso dire che ho rischiato la mia vita per venire qui in Italia perché non è facile di prendere la barca, il mare per venire. Abbiamo fatto quasi 10 giorni senza mangiare, mangiavamo poco, abbiamo bevuto anche l'acqua della mare, possiamo dire, a volte perché non avevamo niente a mangiare, non avevamo niente a bere. È duro, 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 era duro, io non voglio neanche ricordarsi di questa cosa perché era molto 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 duro. Per dire la verità, io quando sono venuto qui prima io non parlavo italiano, parlavo solo francese, è la mia lingua del mio paese, capito? Che si chiama Wolof, è un po' inglese. C'è un amico che mi ha tanto aiutato quando ero lì. Era italiano, parlavo sempre con lui quando io non conosco, imparo sull'internet, YouTube per capire la lingua, perché qui quando tu cambi di paese per venire qui devi sapere la lingua, perché ogni tanto il mister parla e altri anche parlano. Se tu non capisci non va bene per te, capito? È una cosa importante. Allora, io quando sono venuto qui, l'avevo detto prima, io sono andato a Spal con la Primavera 1
ma a questo momento io non potevo giocare perché qui c'è tanta legge per gli stranieri. Dovevo per forza andare a una squadra di dilettante. E quindi l'anno scorso ho giocato la Correggese Serie D. Ho fatto quasi 35 partite, ho giocato quasi tutte le partite. Secondo me i reality non sono uguali. Il gioco è più, secondo me, è più ritmo. Ha tanti ritmo qui. Tattica? Noi africani, il nostro grande problema è questo. Io non avevo la possibilità di andare a fare qua la calcio come altri lo fanno, capito? Io giocavo in Senegal tra amici, così, la strada, calcio di strada. Ma secondo me questo no. Secondo me quando tu sei bravo, quando sai fare qualcosa, quando tu guardi, quando tu ascolti, è quello che mi ha tanto aiutato, capito? A giocare, a fare bene l'anno scorso con la Correggese. Secondo me questo non cambia nulla quando tu sei giocatore e quando sei musulmano, perché io non sono da solo un musulmano che gioca a calcio, c'è tanti giocatori musulmani che lo fanno, però noi dobbiamo fare 5 volte di pregare, capito? Io devo pregare 5 volte. Io quando devo andare all'allenamento, per esempio quando facciamo allenamento pomeriggio, non c'è il tempo di farlo. Quando finisco di fare l'allenamento, io vengo a casa e lo faccio. Per il Ramadan dipende. L'anno scorso ho iniziato a fare il Ramadan con il calcio, ma però secondo me questo non è buono per un calciatore, perché anche non è buono per la salute. Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con la mia mamma e mi ha detto che quello che tu stai facendo non va con il Ramadan. Non potevo fare tutti e due, capito? Perché anche stavo giocando sempre. Però non cambia niente, secondo me, di essere musulmano e giocare a calcio. Io il consiglio che devo dare agli altri giovani come me è la prima cosa è che il calcio non è facile. Quando vuoi diventare un giocatore devi essere sempre pronto. Perché io ho avuto un percorso duro. L'anno scorso ho giocato non no professionista, quest'anno ho giocato professionista. Per arrivare a questo questo livello, allenarsi sempre, devi ascoltare i più grandi e fai quello che tu devi fare e avere la pazienza. Io posso dire che c'è tanti giocatori che mi piacciono, però io piaccio di più Rabiot e Fabian Ruiz, lui che è andato a Paris Saint-Germain. Perché secondo me abbiamo un po' di cose che sono simili, capito? Loro mi piacciono e anche io mi piacciono i giocatori che corrono, capito? Come me, perché io gioco così, capito? Terima kasih come football Indonesia. Bravo!